Oggi 24 di maggio 2012 siamo con il nostro amico Edo. Beh, questo su Tele Radio Cinghiale Stereo Network, le grandi interviste. Oggi dovremmo intervistare questo pappagallo che presumo si chiami Edoardo, perché è scritto Edo. Edoardo si chiama. Non si chiama Edoardo, vabbè. Io leggevo Edo, pensavo si chiamasse Edoardo. Come sentite, fischia un po'. Abbiamo detto precedentemente che Teleradio Cinghiale non si occupa di politica, però Robby, Robby si chiama. Perfetto, come Roberto. allora, il pappagallo si chiama Robby, vediamo se riusciamo a tirargli qualche parola. Robby! 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 Sembra che risponde però. Notate che appartamento che ha? È un appartamento dotato di tutti i comfort. Camera da letto, cucina, bagno, tutto quello che può servire ad un pappagallo per vivere veramente bene. Stavo dicendo, non ci occupiamo di politica, però in questi giorni stiamo raccogliendo le firme per il referendum sulla. Sulla nuova legge elettorale. Speriamo che vada a buon fine. Robby non vuole saperne di uscire. Robby! Diciamo che in Calabria, come sempre, la partecipazione è molto scarsa, perché qui stanno tutti troppo bene e quindi non hanno certamente intenzione di andare a cambiare questa abominevole legge elettorale che abbiamo da un paio d'anni. Legge fatta tra l'altro da un ministro della Lega, non facciamo il nome perché chiaramente tutti lo sanno. E quindi cercheremo di fare questa raccolta. Robby, voi direte com'è possibile associare un pappagallo alla riforma di una legge elettorale? Noi ci proviamo. Robby, ma il pappagallo non esce, c'ha la casa qui su un albero di olivo. In una nota località del San Marchese, questo pappagallo è pensionato il pappagallo. Come tutti i La papagalli. pensione ce l'ha. E quindi la sua pensione gli permette di avere questa casa, che vedete c'è anche il piano rialzato e il piano terra dove il pappagallo vive allegramente con tutti i comfort. Non è da tutti avere un pappagallo protagonista di un filmato di Teleradio Cinghiale Stereo Network. Ricordiamo ancora una volta questo pannello dove è scritto Edo, che è veramente bellissimo. Qui c'ha la paglia e altri generi di comforto. Però non si fa vedere, è un pappagallo timido. Robby! Però partecipa perché fischietta, quindi lo sentite fischiettare. Ecco, si sente sicuramente i nostri mezzi potentissimi. Ecco. E chiudiamo con il fischio del pappagallo Robby che non si è voluto fare intervistare.